Ritorna al Teatro Bolivar di Mater Dei dopo il successo dello scorso ottobre l'Orchestra San Giovanni, diretta dal maestro italo-americano Kit Kudman. Maestro, un concerto per vivere la magia del Natale con una grande musica. Come sarà articolato lo spettacolo qui al Bolivar? Sì, questo intanto dico il secondo concerto di questa stagione. Il primo è stato lo scorso ottobre e adesso questo è appunto il secondo. E ci sarà un repertorio anche di musica sacra soprattutto, quindi attinente a questa festività. Quali sono gli autori? Sì, allora sarà diviso in due parti. La prima parte sarà con il coro, che seguiranno brani di musica sacra di Bach, di Handel, Mozart, Vivaldi. E poi ci sarà un tenore solista, Diego Fortunato, il quale collabora già da tempo con me, che seguirà delle aree solistiche sempre sacre di Handel, di Caccini, così via. Ricordiamo il nome dell'orchestra? Sì, Orchestra San Giovanni. Poi volevo dire, la seconda parte del concerto invece ci sarà un pianista, Ioanta Sottile, che seguirà il concerto numero 12 di Mozart per pianoforte e orchestra. Maestro, secondo lei questa musica dovrebbe vivere tutto l'anno e non solo a Natale? Certo, perché comunque è musica che va bene tutto l'anno, è musica sacra ma si può eseguire sempre. Insomma. I prossimi appuntamenti? Sì, con l'orchestra al Bolivar sarà ad aprile. Faremo un altro concerto sinfonico. Romina De Luca, stasera al Bolivar il concerto di Natale con Kit Goodman. Sì, il maestro per la seconda volta ci onora della sua presenza. Questa serata sarà una serata particolare perché ci sarà anche il coro e quindi sarà un concerto di Natale vero e proprio e sicuramente una piacevolissima serata. E poi per chiudere in allegria questo 2015, che devo dire un anno di successo e di cambiamenti per il Teatro Bolivar. Sì, il teatro quest'anno veramente ha cambiato un po' look, un po' sia look, atmosfera, un po' tutto in positivo. Romina, i prossimi appuntamenti al Teatro Bolivar? Il primo appuntamento sarà quello con Diego Macario, che porterà in scena una sorta di vecchia rivista riveduta e corretta. Quindi uno spettacolo divertente, esilarante. Quando sarà in scena Diego Macario? In scena sempre di sabato e domenica, sempre una serale e una pomeridiana, e saranno il 2 e il 3 gennaio. Il prossimo ancora dopo Diego Macario sarà Corrado Taranto con Qualcuno ha visto il Papa, e anche qui non nulla da dire perché il maestro si sa è un nome e quindi sicuramente ci porterà qualcosa di veramente bello. E dopo Corrado Taranto avremo uno spettacolo nuovo, Sotto Zero, con la regia di Sandro Dionisio, e questo sarà uno spettacolo di forte impatto sia a livello scenico che visivo e anche proprio emozionale. Allora, ancora grandi successi al Teatro Bolivar, buon lavoro Romina. Buon lavoro a voi e grazie. Thank you.
Siamo a Palazzo Migliaresi per Librare, confronto tra libri, con i due scrittori Rosaria Rizzo e Gaetano Gravina in occasione della quarta edizione a Pozzuoli di Luci, Suoni e Solidarietà, il Natale a Pozzuoli. Siamo con Salvatore Cagliazzo, presidente della Commissione Cultura e Spettacolo del Comune di Pozzuoli. Tanti eventi che caratterizzano questo Natale a Pozzuoli e con un titolo molto particolare. Vuole parlarcene? Sì, noi ci troviamo alla quarta edizione di Luci, Suoni e Solidarietà. Quest'anno l'amministrazione ha voluto dare un taglio netto più approfondito alla solidarietà. E tant'è che con i pochi fondi che abbiamo messo a disposizione noi faremo 82 eventi, già se uno in corso degli eventi, questo di questa sera con la presentazione del libro di Gravina e di Rizzo, ci troviamo in uno dei momenti del calendario di questi eventi che riguardano eventi di spettacolo, musica, gospel, danza, flamenco. Abbiamo il concerto finale del Capodanno con Sal da Vinci, però non mancano i momenti di cultura. 8 convegni, uno dei quali è questo di stasera, importante, di spessore. Abbiamo tanta animazione per i bambini e diciamo che siamo soddisfatti come stanno andando le cose. Quindi un modo per rendere il territorio protagonista di quella che è la cultura, giusto? Certamente, questi eventi che sono portati nelle periferie devono essere quel motivo in più per capire che la città è una sola. Noi non vogliamo dividere la città in settori o in parti che siano lontane dal centro. Noi abbiamo fatto un tutt'uno con la periferia, per cui noi Pozzuoli la intendiamo da Licola ad Agnano ad Arco Felice, via Campana. Pozzuoli per noi è una sola entità. Siamo con i due autori protagonisti della serata di stasera, con Rosaria Rizzo e Gaetano Gravina. Rosaria Rizzo, il suo libro in questo scontro, incontro tra libri differenti, come lo può connotare? Lo connoto perché il confronto tra autori non è sempre una cosa che viene fatta, però penso che il libro di Gaetano, se ne sono convinta, insomma, riesca ad avere dei punti di unione più che di differenze, diciamo. Per cui è interessante un tipo di scrittura con un occhio, una sensibilità femminile, a confronto con una scrittura con un occhio e una sensibilità maschile. Del suo libro invece, in questa unione sensibilità maschile sua, ma magari anche femminile in questo incontro, cosa può dirci magari, cosa può anticiparci? Allora, la prima sensibilità è che io ho la copertina, anzi il libro di Rosaria Rizzo, certo. E lei invece è il mio, questo la dice lunga su come siamo in grado di confrontarci. La sensibilità femminile, diciamo che chi scrive deve anche cercare di capire, interpretare bene i personaggi che va a tratteggiare, e questo credo di averlo fatto in tante parti del libro. Siamo con Paolo Ismeno, l'assessore al bilancio del Comune di Pozzuoli. Assessore, quanto è difficile portare avanti delle edizioni così come quella di quest'anno, del Natale, di cultura, di musica, di tutto anche di teatro, in questo periodo di crisi, purtroppo questo si deve dire? Guarda, effettivamente io sono subentrato da poco, diciamo, in questo ruolo. E in ogni caso ho visto un po' i numeri, certo, specialmente il bilancio del Comune di Pozzuoli, che ha una rigidità complessa, diciamo difficile da determinare, quindi anche con spese che potrebbero apparire voluttuarie. È nostro interesse, anche per volontà della Giunta e del Sindaco, potenziare fondi nel prossimo bilancio di previsione per fini culturali, per fini, diciamo, di interesse sociali, e io mi faccio carico di questo e sono convinto, diciamo, nelle pieghe del bilancio di trovare fondi a copertura per poter più rafforzare questo capitolo di spesa e questa volontà. La
L'Attico Lana Sport Center, dopo anni di dure battaglie, si è aggiudicata la gestione e la ristrutturazione dell'impianto sportivo più importante della nostra città, lo Stadio Collana. Italo Palmieri, direttore generale Napoli del calcio femminile Carpisa Yamamai. Italo, una grossa conquista questo dello Stadio Collana per te, con le tue ragazze, che sei uno sportivo, che ne pensi? Ma tu che ci stai seguendo da anni sai che al Collana abbiamo da 4 anni investito tutte le nostre risorse, non solo finanziarie ma anche organizzative, nella speranza proprio che accadesse quello che sembra adesso sia accaduto. Siamo pronti a collaborare con tutti gli enti, tutte le istituzioni possibili per poter far sì che questo stadio ritorni a essere quello che sia. Noi il nostro l'abbiamo fatto già in questi anni, veramente sostituendoci a coloro che avrebbero dovuto, diciamo, garantire la possibilità alle donne in questo caso, ma anche agli uomini, di fare sport al centro della città. Abbiamo veramente un vivaio fortissimo. Come si stanno comportando queste ragazzuole? Sono molto brave, vengono da vari quartieri di Napoli, quindi fanno tanti sacrifici, abbiamo degli allenatori che lo fanno con uno spirito di sacrificio non indifferente. Questo è il calcio pulito, lo sport vero che noi amiamo, e noi ATI siamo insieme proprio perché sappiamo che tutti i nuovi componenti fondamentali di questa organizzazione la pensiamo allo stesso modo. Cosimo Sibilia, presidente CONI regionale. Presidente, per il CONI credo oggi sia una giornata di festa. Si è raggiunto un traguardo importante per lo Stadio Collana. Sì, è una giornata importante perché per quanto attiene all'impiantistica sportiva siamo messi maluccio nella città di Napoli, ma direi un poco in tutta la provincia di Napoli e non solo. Quindi un fatto assolutamente positivo che può portare, oltre alla soluzione del problema impiantistico, di conseguenza anche una conseguenza positiva, cioè quella di migliorare il risultato sportivo con la disponibilità dell'impianto del Collana. E voi sarete naturalmente vicino all'ATI. Ma essere presente qui a rappresentare il Comitato Olimpico Nazionale sta a significare proprio questo, l'affiancamento rispetto a delle buone iniziative che sono state portate avanti. Peppe Esposito, presidente società capofila ATI, dopo tanti anni una conquista davvero molto molto importante. Peppe, adesso quali sono gli obiettivi e che cosa succederà al nostro Stadio Collana? Io credo che questa sia veramente una svolta storica, perché per la prima volta che le associazioni che lo hanno gestito in concessione d'uso per oltre 30 anni diventano protagonisti di una rivisitazione, di una rimodulazione per cercare di portare lo Stadio Collana a quei fausti che merita di una volta. Siamo qui e cerchiamo innanzitutto di ampliare quelle che sono tutte le discipline sportive, cercando di dare un servizio migliore, nonché praticamente razionalizzando al meglio quello che possono essere sia le risorse e sia le discipline. Quindi adesso al lavoro, i progetti sono tanti e so che sono anche molto molto interessanti e molto belli. Viva lo sport, Peppe, sempre. Sì, sicuramente, viva lo sport. Sandro Cuomo, olimpionico, e chi meglio di Sandro può parlarci dello Stadio Collana, che ha vissuto e vive da ben 45 anni, quindi tutta la trasformazione, la parte di stasi e adesso la rinascita. Beh sì, io direi che possiamo parlare decisamente di rinascita, perché lo stato in cui versa oggi l'impianto è sotto gli occhi di tutti. L'anno scorso siamo stati costretti alla chiusura per un periodo che tra l'altro era un periodo in cui avevo programmato anche un allenamento collegiale della nazionale qui, quindi abbiamo dovuto rinviarlo ed è stato un peccato, non abbiamo fatto una bella figura, ma credo che in questa fase sia fondamentale adesso fare ricorso a tutta la nostra esperienza. Siamo tutte persone del settore, tutte persone che operano nel Collana da svariati decenni, quindi sono fiducioso del buon esito di questa operazione. Nando Pellegrino, portavoce ATI, e beh, qui abbiamo la persona più importante quest'oggi per inneggiare allo sport e per la rinascita dello Stadio Collana. No, sono uno dei 9
una delle 9 associazioni che hanno composto quest'ATI, che si sono guardate negli occhi un anno e mezzo fa e hanno visto questo bando e hanno capito che non c'era nient'altro da fare, quello di partecipare e di vincere. E oggi siamo gli affidatari. Eravamo 9 associazioni, oggi mi piace definire un grande team, una squadra imbattibile, sono immodesto, perché adesso ci aspetta la sfida più difficile, ma quella che è poi è quella della realizzazione. E la realizzazione non vedevamo l'ora, avvenisse, sta per avvenire, aspettiamo solo adesso l'ultima fase, quella della consegna del bene, ma siamo pronti per un impianto prestigioso, un progetto prestigioso. Finalmente. Finalmente. Dove ci sono già delle aziende prestigiose, che già ci hanno fornito tutta la loro collaborazione, con il piacere di ritornare finalmente ad avere un impianto completo, pieno, ricostruito nelle sue parti in disuso, per i disabili, per le famiglie, per luoghi di intrattenimento, perché è importante, questo è un impianto del territorio, il secondo impianto cittadino, no, il primo in un quartiere popoloso che con l'avvento delle metropolitane incomincia a diventare raggiungibile, ma soprattutto fucina di campioni in tutte le discipline, in tutte le attività sportive. Grazie, grazie, grazie per quello che farà per noi e buon lavoro. Grazie mille, grazie a voi. Grande successo per il romanzo Io nella terra dei fuochi dell'artista poliedrico Angelo Iannelli, con le prefazioni di Don Maurizio Patriciello e Don Aniello Manganiello. Angelo, un libro impegnativo, Io nella terra dei fuochi, la tua terra, cosa denunci? Vabbè, bisogna denunciare tutto quello che sta succedendo, è impossibile non denunciare, perché un territorio sano, un territorio dove nascevano amicizie, profumava di essenze, dove l'aria era pulita, volavano i cardilli, le volpi, insomma io è un viaggio in quella che è stata la mia infanzia, io sono figlio di umili. Pure parliamo di poco tempo fa, perché tu sei giovane. Vabbè, giovane, diciamo la mia infanzia in quelle campagne dove c'era la vita, dove ancora sento le voci di quei contadini che cantavano solo i mio, invece adesso vedo la disperazione, tutti i giorni si muove di tumore e bisogna denunciare queste cose, la nostra terra è malata, insomma, e chi ne paga le conseguenze sono i nostri figli. E io che interpreto anche Pulcinella non posso stare fermo davanti a una problematica così importante. E come dissi e scrissi nel libro, mentre in America c'hanno Superman, qua c'è Pulcinella, e quindi Pulcinella prende un bastone e fa rognil a tutti questi fetiende, perché così devo dire, c'è bisogno che tutti siamo uniti, che tutti facciamo sì che questa regione diventa di nuovo bella come prima. Quindi cosa possiamo fare? Noi in primis denunciare, ma soprattutto avere amore per la nostra madre terra. In fondo è come la nostra mamma, no? Ha bisogno di essere protetta, e noi siamo i suoi figli, dobbiamo accarezzarla, dobbiamo inginocchiarci, baciarla, perché comunque ci ha dato anche dei frutti stupendi, è il sinonimo di bellezza. Quindi io ringrazio anche Don Maurizio Patriciello, ringrazio Don Aniello Manganiello, la casa editrice Albatros, che mi sono stati vicini in questo viaggio non semplice, perché non è semplice scrivere del mio territorio, io parlo non proprio della terra dei fuochi, ma di quello che è stato il fenomeno del triangolo della morte, il territorio che va da Brusciano, Marianella, Mariano, Acerra, insomma un territorio dove veramente venivano la gente da tutto il mondo a comprare pomodori, patate, invece adesso ci troviamo veramente in un momento difficile, però possiamo far sì che ce la possiamo fare, la speranza è quella là, di ritornare di nuovo la campagna dove i contadini ritornano a cantare O Sole Mio, ritornano a cantare le meraviglie di questo creato, e quindi non c'è cosa più bella secondo me di poter far sì che ritorna lo splendore nella nostra amata campagna. Certo, ci vorrebbero tanti Angeli Iannelli e tanti Pulcinella. Sì, sì, vabbè, io penso che ognuno... Sei straordinario, te lo dico sempre. No, io ti ringrazio Lorenza, io ti posso soltanto dire che io sono stato male, anche quando ho scritto piangevo perché
perché ricordavo tutti i miei parenti vittime del cancro, perché hanno, ecco, hanno assimilato queste sostanze in questi campi, e lo stesso mia madre ha letto per la stessa problematica, ecco perché ho iniziato a scrivere questo libro. Perché c'è bisogno che tutti noi siamo uniti, le istituzioni da solo non ce la fanno, hanno bisogno anche della nostra voce, e io nel mio piccolo voglio dare il contributo come sempre fatto, sia da Pulcinella che da Angelo Iannelli. So, Angelo, che per questa presentazione devi ringraziare qualcuno qui a Salerno. Sì, in primis l'Accademia Internazionale d'Arte, Cultura e Società Alfonso Grassi, nella persona di Raffaella Grassi, l'amministrazione comunale, il sindaco Vincenzo Napoli, l'assessore alla pubblica istruzione Eva Vossa, poi il comune di Brusciano che mi ha patrocinato a livello morale, il comune di Maglianella, poi l'Istituto Europeo Politiche Culturali e Ambientali. Sono contento perché mi sono vicino sempre, quindi non c'è cosa più bella di avere comuni, amici. Enti e amici che mi sostengono in questo viaggio nella cultura e nel sociale. Da parte nostra in bocca al lupo come sempre. Crepi il lupo e ringrazio Dio per tutto quello che mi dona. Grazie a voi. Raffaella Grassi, presidente dell'Accademia Arte e Cultura Alfonso Grassi a Salerno. Raffaella, oggi ospiti la presentazione del libro di Angelo Iannelli, ma qui in genere è un'associazione culturale naturalmente. Non è solamente culturale, è artistica e solidale. Infatti il titolo è stato completato nella rifondazione nel 2004, perché l'Accademia adesso farà 30 anni, quindi nel 1985 lo statuto, 86 andò in vigore, poi c'è stata quella brutta pausa di mio padre ovviamente. E ricordando anche papà, certo, grande artista. Alfonso Grassi, che ha dato tantissimo, non solo a Salerno, a Napoli, cioè per la Campania, ad Avellino particolarmente, ma Napoli, il triangolo, diciamo così, è il triangolo, poi in tutta Italia. E abbiamo aggiunto, prima era Lettere, Arte e Scienze, Alfonso Grassi, poi è stato cambiato Centro d'Arte e Cultura, Alfonso Grassi, Centro, poi Accademia, finalmente Arte, Cultura e Società. Questa è Società perché io parto come sociologa, quindi e facciamo molte attività da questo punto di vista e soprattutto di solidarietà. Assessore, sempre vicino a delle nobili cause, in questo caso ad Angelo Iannelli. Certamente, perciò ci vede qui presente stasera proprio per sostenere quella che è stata la sua iniziativa e non unica. Angelo è molto attivo nel territorio. Sì, veramente è una persona da tenere una considerazione particolare. Questo tema affrontato da Angelo è un tema anche molto sentito e vicino a quella che è l'amministrazione, tant'è vero che il nostro primo cittadino sin dall'inizio della sua inizio attività amministrativa ci è tenuto molto a mettere in programma e quasi attuativo il piano agricolo che Brusciano portava all'eccellenza avanti, tant'è vero siamo conosciuti proprio per un prodotto di eccellenza che è la pappacella. Eva Vossa, assessore alla pubblica istruzione del comune di Salerno. Assessore, avete abbracciato una causa nobile, un libro per un argomento scottante di Angelo Iannelli. Sì, davvero un libro molto bello ma molto importante soprattutto in questo periodo. Poi Angelo con il suo modo di fare, sempre con il sorriso, un po' come l'anima del vero Pulcinella, ci dice le verità amare ma con un messaggio di speranza. La speranza è quella che le cose possano cambiare per il bene di tutti quanti, per il bene nostro ma anche soprattutto per le generazioni future. Mi complimento con Angelo per questo suo impegno civile che porta avanti da tanto tempo, per il grande amore che ha per la sua terra, ma veramente l'amore di Angelo è un amore universale, perché lui si dedica veramente con tanta passione a portare avanti quelle che sono le tradizioni, soprattutto con l'amore verso gli altri, l'amore per la terra in genere, ovviamente in particolare per quella che è la sua terra. We'll be right back.
Dall'Auditorium Paolo VI, Eventi in Anteprima TV vi augura delle felicissime feste. Noi naturalmente ci vediamo puntuali la prossima puntata, non mancate. E se volete potete rivedere tutte le nostre puntate su anteprimatv.com.